Il Consiglio Comunale di Monopoli ha sancito la realizzazione del parcheggio multipiano in via Marconi e dopo l'acquisizione dell'area ha ottenuto il recupero dell'area della Cassina del Serpente. Si concludono così due iter complessi burocratici e si dà l'avvio ad altri due percorsi che daranno nuova linfa alla città, rendendola più sostenibile e più pulita. Il nuovo parcheggio multipiano sviluppa nuovi parcheggi tra l'ospedale e il centro cittadino, mentre l'apertura dell'area della Cassina del Serpente e la sua riqualificazione ad area verde decongestionerà il traffico e creerà un piccolo polmone verde nella città. Grande soddisfazione da parte dell'assessore alla pianificazione integrata del territorio, demanio ed ambiente Stefano Lacatena, che con queste opere intende dare alla città due aree fondamentali per la viabilità e per gli spazi verdi. Si sono avviate le procedure per una variante urbanistica che porterà alla realizzazione di un parcheggio multipiano che questa amministrazione ha valutato attentamente e reputato una delle aree sensibili per l'atterraggio di questo tipo di infrastruttura. Un'opera pubblica che servirà il centro della città in prossimità di quello che è via Umberto, in prossimità del radar. Saranno 200 posti auto che aiuteranno a decongestionare quella che è l'attuale situazione che è sotto gli occhi di tutti. Un'opera non solo a servizio dei cittadini ma soprattutto della città che si sta collocando da un punto di vista turistico in un segmento nel quale vuole rimanerci per tanto tempo. Ma dico di più, rispetto all'intervento dell'opera pubblica vi è già agli atti del Comune di Monopoli un parere dell'autorità di bacino rispetto alla possibilità di realizzazione dell'opera in questo sito. Io direi che finalmente quest'area torna ai cittadini di Monopoli, o meglio finalmente viene incamerata al patrimonio dei cittadini di Monopoli. È oggi un'area che vediamo degradata, finalmente possiamo cominciare a ragionare sul futuro di quest'area da proprietari. Riteniamo che sia una importante realizzazione che questa amministrazione ha portato a termine insieme a quella del parcheggio multipiano. Come sempre diciamo, noi abbiamo due esigenze a Monopoli per l'appunto, parchi e parcheggi. Qua dobbiamo ragionare per un polmone verde che sia a disposizione dei cittadini di Monopoli. Sicuramente sarà un'area a servizio dei cittadini di Monopoli, un'area in cui già da subito il Consiglio Comunale ha voluto dare un indirizzo chiaro e un'impronta certa, ovvero che i soldi dell'alienazione dell'area adiacente vengano destinati per l'intera riqualificazione dell'area. Ci tengo anche a rimarcare che con il provvedimento che è stato approvato in Consiglio Comunale si ottengono anche due importanti risultati, che sono lo sfondamento di via Bixio, Carrabile, nonché lo sfondamento pedonale di via Cavour. We'll be right back.